Consigliere Alzano. Il collega del Prete, nel suo intervento parlava di ciò che si sono consumati in questa maggioranza. Lei ha detto una cosa che fa male. Solo però che una parte della maggioranza deve subire questo ciò che parte fatti da altri componenti di questa maggioranza. E dico anche il perché. No. Perché da tempo noi non riuscivamo a capire il Partito Democratico, che poi è caduto a Napoli, essendo il Partito Democratico, che intenzioni avevano. Ci hanno portato con questi giochetti, io ritengo che sono giochetti, a perdere un anno, non completamente, perché tante cose sono state fatte dopo le nostre anche in Italia. Però potevamo fare di più, certamente potevamo fare di più. Consigliere Fassi, quando tu dici che il Partito Democratico è caduto, vi dovete mettere d'accordo, perché questo è un altro dei giochetti. Ma questo è un problema nostro, non è un problema nostro. Sì, però c'è l'invito al pubblico a mantenere il tuo atteggiamento, come è detto da un microfono del Consiglio Comunale del 2 agosto, da parte mia. Replicare a questo, perché guardate, c'è un'intervista fatta a un consigliere del Partito Democratico non più di due mesi fa, dove gli si chiedeva che in questo periodo in città si è assistita alla missione di vari manifesti da parte del PD, non l'ultimo quella a nome del commissario l'onorevole Orlando. La risposta: il commissario in nome per conto del PD attende dal sindaco un segnale importante che va nel senso di un impegno preso all'atto del loro incontro. E nel PD ci possono essere correnti con pensieri diversi, ci può anche stare, ma c'è di fatto un organo superiore come il commissario che delinea il modus operandi dell'intero PD. Queste sono dichiarazioni fatte, sono scritte, sono visibili. Quindi, ad un certo punto, un'altra cosa, così è fatto, dice che sono rimasti soli, non è vero, non è la verità. L'Italia dei Valori mi è stata sempre vicina, a livello personale i contatti sono stati innumerevoli. Ci sono consiglieri dell'API che tuttora, sentono ancora dei contatti per cercare di risolvere questo problema. L'Italia dei Valori ha voluto, ha preteso ed è riuscita ad avere il tavolo provinciale. Un tavolo provinciale dove, e qui c'è il documento, si parla di provvedimenti che dovevano essere portati in consiglio comunale, dopodiché il sindaco avrebbe, diciamo, attraverso un nuovo organigramma di giunta messa a posto proprio la situazione politica. Ebbene, noi della maggioranza, che tu dici che non è stato riuscito, abbiamo accettato di portare il Consiglio Comunale dei provvedimenti che erano vicino alle vostre idee, che abbiamo fatto i nostri, nonostante la non condivisione di parecchi consiglieri di maggioranza, soprattutto sul regolamento dove in alcune commissioni dei partiti sono esclusi completamente, li abbiamo accettati. E dopo di ciò abbiamo provato, il Consiglio Comunale ha dato una consulta dei presidenti che era un'opera del Presidente del Consiglio e che noi giustamente, quest'anno vicino a un componente della nostra maggioranza, del Partito Democratico, se non che per il Consiglio, abbiamo votato e fatto passare sempre in difficoltà. C'è stato ancora un ripensamento del Partito Democratico, non meno di 15-20 giorni fa, per quanto riguarda un avvicinamento. Abbiamo fatto un incontro di maggioranza dove si stavano per stabilire anche, diciamo, i componenti
questi sono i giochetti. Giochetti che dovrebbero portare questa amministrazione a un punto di non ritorno. Ma questo non si è verificato e non si verificherà nel prossimo tempo. Perché noi non badiamo ai numeri, ma alla composizione politica di questa amministrazione. Perché l'Italia dei Valori è molto vicina al Partito Democratico e il Partito Democratico è rappresentato in questa amministrazione. E quindi noi andremo che andrà all'interesse della città e all'interesse della politica. Le faremo. Abbiamo sicuramente una maggioranza politica. E poi io sempre ho preso atto delle obbligazioni fatte dai consiglieri comunali in quest'Aula, dove hanno sempre parlato di provvedimenti che vanno nell'interesse della città e che Per adesso è finito. Grazie. Mi preoccupa oggi quest'ultima osservazione.